siamo in un'oasi di grande tranquillità. Sì. Siamo in Trentino e sono in compagnia con la signora Francesca, che è titolare dell'hotel Sport Panorama qui a Faie della Paganella. Esatto. Questo hotel nel 2017 è stato albergo più fiorito d'Italia, riconoscimento nostro, certo, dei comuni fioriti. Io le volevo chiedere, trovandomi qua, ho visto che siete pieni di fiori. Sì. Quanti fiori avete nel vostro hotel? Allora, abbiamo intanto una collezione di rose di circa 600 esemplari, tendenzialmente quasi tutti uno diverso dall'altro, scovati nel tempo in diverse loro vivaistiche importanti, magari tramite dei vivai, diciamo, un po' specializzati. Le facciamo curare da, diciamo, da persone che comunque sono molto competenti, e li cito, sono, diciamo, vengono da noi dal vivaio La Campanella di Padova, e loro ci, diciamo, ci sistemano sempre le rose prima della, diciamo, della stagione estiva, per capirci. Poi dopo abbiamo tantissimi, in realtà, abbiamo un parco molto grande, sono oltre 3 ettari qua intorno all'hotel, e ne abbiamo un altro di altrettanta dimensione in paese. Quello in paese, diciamo, lo teniamo più per una coltivazione, perché noi ci coltiviamo gli ortaggi e abbiamo, diciamo, questo orto importante dove produciamo per l'hotel le nostre verdure, e amiamo molto, diciamo, fare questo tipo di cose, perché l'hotel è un hotel che innanzitutto offre benessere, per cui è un hotel che offre una sua sorgente oligominerale, è un'acqua purissima che sgorga direttamente all'interno dell'area wellness, e l'area wellness ha queste 8 vasche, insomma abbiamo tutto questo concetto, che poi è anche molto sportivo in realtà, perché abbiamo anche i campi da tennis, abbiamo tutto quanto. Poi siamo proprio degli appassionati, per cui ogni anno aggiungiamo una parte di giardino, abbiamo poi anche sviluppato il giardino nel tempo, abbiamo anche una parte di giardino che abbiamo fatto studiare da Marco Neri, per cui è un giardino bioenergetico. E questa è una cosa molto particolare, non siamo in tanti ad avere questo tipo di giardini, e lui è una persona molto competente, forse la più competente in Italia, e ha studiato anche giardini per l'oasi Zegna, per ad esempio il Gaslini, dove hanno proprio creato questi giardini particolari bioenergetici, per cui siamo molto attenti a queste cose. In realtà poi ogni anno abbiamo anche una serie di piante che comunque compriamo e non sono sempre, diciamo, tenute nel tempo, perché sarebbe per noi difficile in montagna con tutti questi gerani e queste, però diciamo qua è un po' un piccolo angolo, un piccolo paradiso, ecco. L'importanza del fiore per i turisti che vi vengono a trovare? Allora, il nostro cliente intanto è un cliente che ci ha scelto, è consapevole, vuole questo tipo di struttura, l'ha cercata, l'ha trovata, o gli è stata, diciamo, raccomandata da qualche amico, da qualcuno. Noi non siamo in una località turistica particolarmente conosciuta, e grazie al cielo, se posso dire, nel senso che è un paese di montagna ancora abbastanza, diciamo, integro, autentico, intatto, abbiamo le nostre stalle, le nostre cose, abbiamo del turismo, ma non abbiamo fatto quel passo di eccesso che c'è in tante altre località, anche magari anche abbastanza vicine a noi. È molto diverso, infatti. Qua vivi proprio un paese di montagna autentico, trovi gli orti, trovi la signora che se lo coltiva, trovi i sentieri, trovi quello che si fa, la legna, ci sono le galline, c'è tutto, ecco. E beh, ovviamente è un paesino più piccolino, però per noi è proprio questa invece il punto di forza.
Noi su questo, diciamo, la mancanza di, diciamo, poi qua non c'è proprio il traffico, non c'è smog, non c'è, qua è proprio l'ideale per ricaricarsi, o soprattutto per chi ama questi fiori. Cioè, c'è tanta gente che viene da noi proprio perché ama il giardino. Ci sono persone che hanno a casa i giardini, che poi magari ci scambiamo dei semi, o che ogni tanto ci regaliamo delle piante, cioè capitano queste cose qua. Va bene, signora Francesca, io intanto la ringrazio. Grazie, per la sua, io ringrazio voi. Avete un posto magnifico. Noi lo amiamo molto in realtà, e per cui cerchiamo sempre di fare quello che possiamo. Le cose che lei ha menzionato, ce n'è una che io ho notato, è una che riporta quando si è bambini. Sì. E che io questo video penso di chiuderlo andando nella casetta sull'albero. Ah, questa è una piccola chicca. Sì. Che io ho scoperto poco fa. Sì. E che non posso fare a meno di fare, sì, questa cosa da bambini, però. Una scelta che abbiamo fatto alcuni anni fa, si prestava, e era da tanto che la volevamo fare. Allora il papà, mio papà, che devo dire comunque lo ringrazio, perché questa passione per il giardino l'ha passata a tutti noi della famiglia, e questa cosa gliela dobbiamo sostanzialmente. Io in particolare, per quanto riguarda il discorso delle rose, devo dire grazie a mio papà, perché mi ha proprio introdotta in questo mondo meraviglioso. Lui ha voluto realizzare quella casetta, è proprio stata un'idea più sua che altro, ma l'ha fatta in maniera tale che all'albero non capitasse nulla, per cui non l'ha in realtà inchiodata nell'albero, ha creato tutto un sistema per cui l'albero sostanzialmente fa proprio semplicemente da compagnia alla casetta. È bella, si rimane bambini sempre dentro, sì. Quindi è una piccola soddisfazione che voglio vivermi. Quindi certo. La lascio e vado a raggiungere la casetta. Grazie. Grazie davvero e buona giornata. Grazie.